Bentornati, ben ritrovati amici radioascoltatori sulle frequenze di Radio Roma Capitale in 93 FM, sempre su Medicina Regione Lazio, la rubrica che si occupa di raccontarvi la medicina con professionisti di ogni branca di questo settore. E oggi diamo il benvenuto alla dottoressa Silvia Di Donna, biologa nutrizionista. Eccoci qui, benvenuta. Buongiorno. E grazie per aver accettato di essere nostro ospite, ecco, soprattutto benvenuta in radio. Allora, tratteremo vari argomenti, in particolare quello della prevenzione. Prima di tutto però ti chiederei di che cosa si occupa una biologa nutrizionista. La biologa nutrizionista prima di tutto educa i suoi assistiti, gli permette di fare un percorso, di conoscere se stessi e di imparare il loro rapporto con il cibo. È questo che noi cerchiamo di fare quando ci troviamo di fronte un assistito, che dia la giusta importanza al cibo, si renda conto di quanto il cibo possa essere importante e di quanto possa aiutarlo nella vita di tutti i giorni. Non si tratta di eliminare qualcosa dalla propria vita, ma al contrario, di aggiungere qualcosa in più che possa aiutarci a star bene. Perciò siamo professionisti del benessere e in questo cerchiamo di prevenire quelle che possono essere le malattie che affliggono il nostro tempo. Da dove si può partire con questa educazione? Dalla cucina o dal supermercato? Sono tutte e due molto importanti. Quando si va al supermercato bisogna saper cosa cercare e bisogna saper leggere, perché noi attualmente abbiamo tutte le informazioni sulle etichette che ci permettono di capire il prodotto, da dove viene, le sue componenti e quanto possa essere per noi buono o meno. Esattamente, quindi insomma fare molta attenzione anche al supermercato è fondamentale. Volevo chiederti quali invece possono essere le richieste più frequenti da parte di chi si rivolge a te. Allora, si rivolgono a me diversi tipi di persone e di diversa età. Ci sono mamme preoccupate per i propri figli, ci sono persone che vogliono ritrovare la forma. Ci sono altre che, afflitte magari da alcune patologie, necessitano di un percorso alimentare specializzato. Ci sono quelle che vogliono comunque fare un'azione di prevenzione e dunque approfondire e conoscere meglio come sono fatte. Ecco, cosa si può prevenire, anzi come si può prevenire le varie patologie effettivamente alimentari? Per prevenire bisogna prima di tutto conoscersi. Conoscersi significa avere un profilo della persona. Quello che io faccio quando qualcuno mi viene a trovare è capire le problematiche da tutti i punti di vista, un'anamnesi di tutto quella che è la storia clinica della persona e approfondimenti che possono essere per esempio genetici, e anche intolleranze. Infatti io lavoro insieme a un'associazione, l'associazione Axian, che si occupa di prevenire nel nostro tempo l'obesità infantile e le malattie, anzi cronico-degenerative, nell'adulto. Questo come viene fatto? L'approccio è un approccio di nutrigenetica che appunto tende a dare il profilo della persona in base anche alle sue predisposizioni genetiche, che permettono dunque di conoscerlo più a fondo. Quello che sarà il futuro è quello della medicina che è ad personam, cioè specifica per ognuno di noi, e per fare un identikit della persona e per poter così agire tramite il cibo nella sua per il suo benessere. Chiaramente deve essere personalizzato, insomma, cucito su misura. Siamo come dei sarti. Esattamente. Come dei sarti che dobbiamo fare un vestito su ciascuno che ci viene a trovare. La prima cosa è quello di riconciliare le persone con il cibo, in quanto viene visto come un nemico, mentre è un nostro alleato, un grande alleato per la salute delle persone, per il benessere di ciascuno. Lo stile di vita presuppone un corretto rapporto con il cibo, oltre, come sappiamo, a attività fisica oltre a questo non dobbiamo dimenticare la socialità. Attualmente nella piramide alimentare, nella sua base, viene messo anche questo. I centenari
che sono stati studiati hanno proprio messo in evidenza come è molto importante anche quello che è la convivialità, la socialità, e dunque ritrovare anche la bellezza del cibo. Non significa privarsi di questi momenti, anche nella convivialità, anche nel condividere il cibo con gli altri, ma essere consapevoli di quelli che sono diciamo le nostre necessità anche, e quello che è il cibo che può farci più bene e quello che invece forse un pochettino dobbiamo cercare di limitare. E limitare ed evitare, insomma, alcune volte. Molto spesso in realtà la dieta viene vista come una cosa costrittiva, no? Ecco, che va a privarci di qualcosa, e questo ne risente, ecco, come dicevi tu, anche nella socialità. Volevo però, ecco, parlare dei due estremi, appunto l'anoressia e l'obesità. Hai riscontrato un incremento in questo periodo, ecco, dopo questo periodo di quarantena? Più che altro credo che si sia un po' amplificato appunto questa difficoltà e il rapporto con il cibo. Attualmente appunto il cibo viene vissuto come un qualcosa che in qualche maniera ci permette di rilassarci, ci permette di in qualche maniera dissipare il nostro stress, perché c'è da dire che purtroppo l'uomo nella sua evoluzione attualmente non risulta quasi adattato a quelle che sono le condizioni odierne, e spesso noi ritroviamo nel cibo una fonte di in qualche maniera per dissipare lo stress. E perciò in questo periodo in cui siamo stati sottoposti a uno stress molto, molto importante, il cibo ha giocato un ruolo importante, e spesso ci si è rifugiati nel cibo, e questo ha determinato sicuramente ancor più un peggioramento di quelli che secondo me sono il rapporto con il cibo. Non è vero per tutti, perché c'è anche chi ha utilizzato questo tempo come un tempo prezioso, cercando invece di riscoprire alcune cose e forse più dedicarsi a se stesso. Dunque dipende molto di come le persone hanno vissuto questo periodo. Quello che so è che c'è una rinnovata voglia di benessere e di farsi del bene. E dunque senz'altro un incremento anche nella professione. Quindi insomma, nella cattiva sorte è stata anche una cosa positiva, diciamo, questo periodo. Allora Silvia, prima di lasciare i tuoi contatti, è arrivato il momento consigli. Ecco, come accorgersi, quali sono i campanelli di allarme per quanto riguarda l'obesità e l'anoressia? I campanelli d'allarme risiedono sempre appunto in questo non corretto rapporto che abbiamo con il cibo. Allora, quando il cibo noi lo consideriamo solo un qualcosa per il nostro piacere, o qualcosa che riteniamo essere un premio, o al contrario qualcosa di cui ci dobbiamo privare. Non è questo il cibo. Il cibo è qualcosa che ci dà la vita. E dunque quando non siamo in quest'ottica, sicuramente c'è qualcosa che non va. Benissimo, e allora grazie mille Silvia per questo intervento dedicato alla nutrizione e alla prevenzione. Voglio ricordare tutti i tuoi contatti, quindi via Acqua Bullicante 217 a Roma, zona Torpignattara, altrimenti 327-288-3483 è il numero di telefono. Sito web Silvia Di Donna, biologo nutrizionista, phd.com è il sito web dove potete trovare tutte le informazioni dedicate allo studio, altrimenti silviadidonna@alice.it è l'indirizzo email. Silvia, è stato davvero un piacere e ti ringrazio ancora. Ringrazio anche voi amici radioascoltatori, noi torniamo tra poco su Radio Roma Capitale, rimanete con noi, ciao!